giovani vite umane, esistiamo, quindi pensiamo. Soffriamo ed abbiamo voglia di essere ascoltati, perché ciò che accade nel nostro paese e nel mondo non riguarda solo voi adulti. Essere bambini è come essere invisibili. Essere bambini significa non avere voce. Ma anche se voi adulti non ci darete in considerazione come persone capaci di avere una nostra opinione, noi vogliamo provare a farci ascoltare e lottare per il nostro futuro. Perdere il nostro futuro non è come perdere un'elezione politica, come perdere un biglietto per la partita di calcio o alcuni punti sulla patente. Perdere il nostro futuro vuol dire perdere tutto e significa rischiare di perdere la nostra stessa vita. Parliamo a nome delle generazioni future. Quando avevate la nostra età, vi preoccupavate forse di queste cose? Tutto ciò sta accadendo sotto i vostri e i nostri occhi, ma nonostante ciò continuate ad agire come se avessimo a disposizione tutto il tempo che vogliamo e come se avessimo tutte le soluzioni. Come dite voi, noi siamo solo dei bambini, non abbiamo tutte le soluzioni, ma ci chiediamo se siete coscienti del fatto che non le avete neppure voi. Non sapete come si fa a riparare i buchi nello strato di ozono. Non sapete come si fa a far ritornare in vita una specie animale estinta. Non sapete far tornare le foreste che da un tempo crescevano dove ora c'è solo il deserto. Non sapete come fare per eliminare le scorie radioattive. Non sapete ripulire l'ambiente da tutte le sostanze inquinanti. Non sapete come guarirci dalle malattie gravi causate dall'ecosistema contaminato. Allora, se non sapete come si fa a riparare tutto questo, per favore smettete di distruggerlo. Siamo bambini, ma non per questo abbiamo bisogno solo di giocattoli. Se volete ve li restituiamo. Ma per favore, non prendeteci più in giro e lasciateci la speranza di avere un futuro. I governi, compresa l'Italia, hanno firmato un documento impegnandosi a dare a noi bambini la protezione e le cure necessarie al nostro benessere, alla nostra sicurezza. E di adottare ogni misura necessaria per tutelarci da qualunque forma di minaccia. I governi, compresa l'Italia, ci hanno riconosciuto il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, garantendoci le cure, il cibo, l'acqua ed assicurandoci di adottare ogni provvedimento possibile per diminuire la nostra mortalità. La scuola, persino l'asilo, ci insegnate come ci si comporta al mondo. Ci insegnate a non litigare, a risolvere i problemi, a rispettare gli altri, a rimettere a posto tutto il disordine che facciamo, a non ferire altre creature, a condividere le cose, a non essere avari. Allora perché voi fate quelle cose che ci dite di non fare? Noi siamo i vostri figli e voi state decidendo in quale mondo noi dovremmo crescere. Dovreste consolarci e dirci, tutto andrà a posto, non è la fine del mondo. Ma non crediamo che voi possiate più dirci queste cose. Siamo davvero nella lista delle vostre priorità? Un vecchio detto dice, siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo. E ciò che voi state facendo ci fa paura e ci fa piangere la notte. Voi continuate a dire che ci amate, allora per favore fate che le vostre azioni riflettano le vostre parole. In futuro, prima di pensare alle ricchezze facili o solo al benessere del vostro presente, imparate a pensare al bene di tutti noi che esistiamo per vostra scelta.